Non è passato molto tempo da quando è successa la tragedia qui all'Hotel Savoia dal quale vi parlo. Non avrei mai immaginato di avere un'esperienza del genere ad un festival della canzone. Non si può arrivare a questo punto. Tinco con il suo gesto ha dato uno schiaffo a tutto un mondo. No, non è perché è stato escluso, perché la sua canzone non ha vinto. È qualcosa di più profondo, indubbiamente, ma non sta a noi giudicare. Cosa c'è di strano? Beh, se non mi piace così come siamo, non vi resta che voltarvi dall'altra parte e non far caso a noi. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Ognuno è libero di fare quello che gli va. Cerchiamo nessuno, non ci siamo mai sognati di convincere gli altri a vivere come noi. Quel che fa la gente ci interessa poco, se anche uno andasse in giro col cilindro in testa, a noi sta bene così. Ognuno è lì quello che gli va, ognuno è libero di fare quello che gli va. Quando sono io per chiedere quando mai. Chi era Luigi Tenco? Un cantautore moderno, un personaggio estraneo al mondo della musica leggera. Le sue canzoni parlano d'amore in maniera non banale, ma sanno parlare anche delle cose del mondo, della realtà giovanile del suo tempo, che nel 1968, un anno dopo la sua morte, salirà drammaticamente alla ribalta. E se ci diranno che per rifare il mondo